importanti teatri di natura romana, precedentemente i teatri e risorreggevano l'arco, che era anche l'elemento romano più importante, costruivano per simmetria utilizzando tutti questi archi. Questo sarebbe il Colosseo di Pompei. 20.000 spettatori, Pompei era una popolazione vicina, Milano era un bel anfiteatro, diciamo, abbastanza grande. Gli anfiteatri da qui venivano realizzati, e erano i potenti della città. Decidevano di investire realizzavano queste bellissime strutture e cambio volevano il mio nome a questo invitato all'interno del territorio. Come dicevamo, una specie di slogan dell'interno. In realtà, per esempio, Quinto Valgo, che era uno di quelli che ha pagato praticamente per realizzare questa struttura, ha ottenuto il cambio che il suo nome arrivasse fino a noi. Dice Quinto Valgo ha dato la possibilità di avere questo. I corridoi laterali servivano per raggiungere i posti che si trovavano nelle file superiori. La pavimentazione ovviamente non è quella originale, oltretutto la parte intorno alla balaustra era interamente ricoperta da affreschi. Gli affreschi rappresentavano proprio la vita che avveniva vicino all'anfiteatro. Immaginate vicino allo stadio, c'è cioè il chioschetto della Coca-Cola, della birra, a Pompei è la stessa cosa, solamente che c'era il chioschetto del barbiere, del sponsor, che era quello che faceva le barbe. Era un punto di aggregazione, quindi si veniva qui sia per assistere ai giochi, ma anche per avere uno spaccato di vita. Era una specie di mercato, quindi immaginatevi qui fuori un traffico di bancarelle, di persone in movimento. All'interno invece dell'anfiteatro si realizzavano gli spettacoli dei gladiatori, i ludi gladiatori. A Pompei, siccome ci troviamo in una città di provincia, non c'erano animali feroci. Immaginate portare un leone, una tigre, fino alla città di Pompei, sarebbe stato costoso, non avrebbero potuto sostenere. Quindi noi sappiamo che qui in genere si svolgevano combattimenti tra gladiatori di diverse tipologie, senza animali. Ma ha fatto il concerto Gilmour dei Pink Floyd. E mica una volta, l'ha fatto ben due volte. Due volte. Perché nel 2017 prima hanno fatto l'ultimo, lì sotto, sì. Se siete appassionati di Pink Floyd, c'è tutta la carrellata. L'abbiamo visto al cinema. A cinema? L'hanno fatto qui. Com'è? Qua. Sì, perché era a porte chiuse. Era chiuso dal pubblico, ovviamente, c'erano solamente loro che suonavano la barba. Infatti l'hanno fatto a cinema. Una cosa bellissima, immagino, chi ha avuto la possibilità. Insomma. Scusa una domanda, perché c'è erano le gradinate, come vi ho detto, tutte gradinate, come vi ho detto, Pompei ha subito la devastazione. L'anfiteatro è in parte danneggiato, questo è l'anfiteatro, non dalla parte successiva dell'inizio. All'interno dell'anfiteatro c'era una divisione tra classi sociali, come avviene anche oggi, diciamo, all'opera.